Vengono due mattine a settimana, e si entra in acqua molto presto, alle 8:45, e si fa un'ora di attività in acqua, quindi di ginnastica dolce e di acquaticità. In acqua bassa si esce, si fa circa una mezz'ora, tre quarti d'ora di pausa, dove gli anziani hanno modo di socializzare, prendersi un caffè, c'è chi porta un po' di frutta, chi una merenda, stanno insieme e si fanno due chiacchiere. Dopodiché andiamo a fare attività all'aperto, sotto una bellissima pineta che abbiamo a disposizione qui all'impianto, e ci dedichiamo per un'altra ora alla ginnastica dolce. Il lavoro è un lavoro rivolto ovviamente al loro benessere, è un lavoro incentrato sicuramente sulla mobilità articolare, sul lavoro sulla colonna vertebrale per il loro benessere, per la loro quotidianità, quindi per stare meglio nella loro vita quotidiana. Quindi tutto quanto il nostro lavoro, la nostra metodologia è incentrata essenzialmente a far modo che quello che qui imparano diventi proprio. Io ho trovato subito un grande giovamento, perché praticamente quando sono arrivato ero, come posso dire, un monolite e non riuscivo, quando anche con la macchina uscendo dal parcheggio non riuscivo neanche a girare la testa, insomma, così dovevo girare tutto quanto il corpo, e quindi piano piano ho sentito riacquistare proprio la padronanza di tutto il corpo, prima con esercizi appunto sulla spina dorsale, sul bacino, sulle caviglie, sui piedi, insomma la mobilità, proprio riacquistare movimenti che io avevo perso da tantissimo tempo. È molto importante, perché andando avanti con gli anni la tendenza è quella appunto di perdere l'equilibrio e via dicendo, quindi mantenere questi tipi di esercizi così.